Ciao ragazzi, bentornati al canale. Vi ricordate questa 3? Io purtroppo sì, perché era la 3 che usava la mia donna. Ma porca bestia, mi sa che la mia donna ha visto il video di Carletto, anche se non capisce una parola di italiano, la macchina gliel'ho lavata sotto il sole, si è incazzata talmente tanto che mi ha lasciato. Speriamo che torni ragazzi, ma nel caso ne troviamo un'altra. Oggi ragazzi parliamo di protezione. Che cos'è la protezione, ragazzi? Ovviamente non è che andiamo a mettere una sostanza miracolosa che farà sì che la nostra macchina non avrà mai più graffi, non avrà mai più niente, la macchina rimarrà perfetta tutta la vita. Magari fosse vero. Comunque andremo a proteggere la nostra vernice dopo un'operazione, soprattutto di lucidatura, è una cosa essenziale per far sì che sia protetta innanzitutto anche dai raggi solari, come una bella crema, quella per andare al mare, per essere protetta dallo sporco, perché questo sporco non sarà più in grado di attaccarsi come prima alla vernice e soprattutto la superficie dovrà diventare idrorepellente. Non parlo in questo caso di molta resistenza abrasiva di prevenzione al graffio, perché su quello ne parleremo piuttosto nell'argomento nanoceramici, ma di altissima gamma, perché anche lì la prevenzione al graffio, ragazzi, è una cosa da prendere abbastanza con le pinze. Resta il fatto che un altro vantaggio della protezione è quella di donare effetto seta alla vernice, e l'effetto seta in sé, per quanto mi riguarda, per il mio parere che è sempre confutabile, è il miglior metodo per prevenire il graffio, perché una superficie che sia come la seta, completamente liscia, è molto meno graffiabile di una superficie che fa attrito, questo soprattutto in fase di asciugatura della vettura. Di che protezione parliamo oggi, ragazzi? Andiamo a parlare del Magic 3 del Trio Labo Cosmetica Cupido Venere Perfetta. È una combinazione che su una vettura completamente decontaminata, con una carrozzeria ovviamente bella, perfetta, lucidata, ma soprattutto decontaminata perché deve essere proprio liscia, andrà a darci delle ottime performance sia di gloss, di brillantezza proprio della vernice e anche di protezione. E questa categoria, soprattutto Cupido, appartiene alla categoria dei sigillanti. Noi abbiamo tre tipi principali di protezione, che sono le cere, che possono essere anche quelle naturali o sintetiche, e quando sono cere sintetiche durano di più, ma avranno performance a livello di gloss che saranno molto inferiori rispetto a una cera naturale con alto contenuto di carnauba. Ma la cera naturale, ad esempio, ha un grande difetto, che è bellissima e stupenda, ha dei riflessi che sono ineguagliabili da qualsiasi prodotto sul mercato, ma ahimè le cere naturali non hanno resistenza al chimico. Quindi una cera naturale, lavando la macchina normalmente come laviamo una macchina che non ha protezione o che ha protezioni resistenti al chimico, la andiamo a togliere. Tipo, mettiamo su una cera della Madonna, che è la mia preferita forse, la Swiss Wax Concorso, una cera naturale ad altissimo contenuto di carnauba. Se andiamo al self-service con un prelavaggio schiumogeno, rischiamo con due lavaggi di tirarla via e sarebbe un peccato. Ci sono metodi per lavare anche le cere naturali in sicurezza. Resta il fatto che la cera naturale ha una durata molto bassa in termini di tempo, paragonata a una cera invece sintetica. Poi ci sono i sigillanti. E tra i sigillanti metto dentro anche tante cere sintetiche che vengono vendute quasi come cere sintetiche, ma come concetto sono più dei sigillanti. Il sigillante cosa fa, ragazzi? La vernice dobbiamo immaginarla come se avesse dei pori, come la nostra pelle. Pori che in base alle temperature ambientali si possono dilatare o si possono restringere. Questa porosità della vernice, con il sigillante noi cosa facciamo? Andiamo completamente ad appiattirla. Andiamo, invece di avere una superficie, immaginatevela così, una superficie totalmente piatta, dove
Una volta che avremo applicato correttamente il nostro sigillante, così come anche la cera funziona su questo principio, ma tutti i protettivi, anche i ceramici, avremo un angolo di contatto perfetto per le nostre gocce d'acqua che scivoleranno via come dei proiettili. E questo angolo di contatto ideale è di 112 gradi. Quando abbiamo una superficie della carrozzeria con un angolo di contatto di 112 gradi della goccia d'acqua, avremo davvero una carrozzeria che, se la bagniamo con l'acqua, quest'acqua schizzerà via come un proiettile. Il sigillante quindi andrà a chiudere questi pori della pelle e andrà a darci altri vantaggi. Le altre categorie nanoceramici invece ne parleremo in un'altra sede, in un altro video, perché sul nanoceramico andiamo ad avere performance di durata molto superiori a quelle del sigillante, che in ogni caso il sigillante a livello di performance si posiziona tra la cera e il nanoceramico. Siamo in una via di mezzo. Con i nanoceramici parliamo di anni, con le cere naturali possiamo parlare di settimane, con le cere sintetiche e i sigillanti possiamo parlare di mesi, a volte anche un anno. Cosa fondamentale che mi sono dimenticato di dirvi, che ovviamente i sigillanti, a differenza delle cere naturali, così come le cere sintetiche, sono resistenti al chimico. Questa è la loro più grande proprietà. Questo è quello che davvero ti può dare una mano, soprattutto in fase di lavaggio, perché la macchina con un sigillante valido, resistente al chimico, puoi lavarla anche al self-service, anche con prelavaggi aggressivi, e non andrai ad intaccare il prodotto. Di cosa avremo bisogno oggi, ragazzi? Per funzionare al 100%, Cupido, che è il sigillante polimerico Labo Cosmetica, ha bisogno di un suo primer, che in questo caso è Venere. Cupido può funzionare anche da solo, anche senza primer, ma lavorando sulla superficie con il suo primer applicato sopra, avrà performance di durata superiori. Venere non è solo un primer, è anche un glaze. Che cos'è un glaze, ragazzi? È il make-up. Avete presente quello che si mette la vostra fidanzata alla mattina quando si alza dal letto? Madonna, è brutta, ve la guardate e dite: oh, Madonna, che cos'è sta roba qua? Poi si va a truccare e dice: ah, già due botte te le darei. Praticamente, in poche parole, Venere è un glaze che è un make-up che andrà ad alzare il gloss, la brillantezza della vettura, la saturazione del colore. La vettura sarà più bella, ma è un gloss estetico, cosmetico, diciamo, e preparerà proprio la nostra superficie per l'applicazione di Cupido, che è un sigillante a matrice quasi gommosa, che se viene applicato da solo e senza l'ausilio anche di un quick detailer come Perfecta, che contiene anch'esso, anche Perfecta è un protettivo che dura molto meno ovviamente di un sigillante, ma la stessa particella madre è in comune tra questi due prodotti, quindi Cupido e Perfecta sono perfettamente sovrapponibili, ovviamente nell'ordine giusto. La prima cosa che andremo a fare, prendendo la nostra lucidatrice rotorbitale assolutamente, o semplicemente, se avete delle braccia da bodybuilder potete farlo a mano, andremo a solo lavorare Venere su, iniziamo dal cofano, ragazzi, perché è più facile farvelo vedere nel video. Andremo a spalmare Venere in modo che sia proprio un film piccolino. Non dobbiamo alzare i giri della lucidatrice, dobbiamo usare un tampone morbido. Non andiamo a correggere nulla perché Venere non ha potere abrasivo. Andiamo a spalmarci il nostro glaze e il nostro make-up e il nostro primer sul cofano della macchina. Possiamo farlo, ragazzi, anche tutto in una botta. Prendiamo un pad morbido, ragazzi, morbidissimo. Possiamo usare anche quelli neri, che sono proprio quelli morbidoni, morbidosi. E per la prima volta, ragazzi, metto 4 gocce di prodotto, ma le volte successive con Venere ve ne basteranno una o due, perché questo prodotto, non essendo abrasivo, il vostro pad rimarrà sempre bagnato. Adesso il pad è asciutto e anche per fare un po' di priming ne ho messe 4. Comunque, per farvi vedere come lavorarlo, prendete la lucidatrice rotorbitale, la mettete a 2, non vi serve di più.
Non sto correggendo niente, ragazzi, sto semplicemente spalmando il glaze. La lavorazione è molto veloce, la cosa importante, ragazzi, è non avere eccessi di prodotto da qualche parte. Qui addirittura l'ho lavorato forse anche troppo, ma va bene, non stiamo facendo cose sbagliate. Continuiamo dall'altra metà del cofano e in questo caso adesso ce ne metto solo due di pisellini e andiamo avanti. Questo, ragazzi, è un passaggio che non è obbligatorio, l'utilizzo del glaze primer. Il discorso è che facendo così avremo performance di durata soprattutto superiori, oltre che al termine della lavorazione avremo un gloss pazzesco. Quindi andiamo ancora qui. Come vedete, io il prodotto non lo vado a rimuovere, perché la rimozione di Venere la faremo tutta insieme a Cupido e Perfetta. Ovviamente se non avete una lucidatrice potete farlo con il pad lavorato a mano, così, o semplicemente, ragazzi, a un certo punto, se avete tanta voglia di farvi delle belle braccia grosse potete farlo, se no, se non avete la lucidatrice, guardate quello che vedrete tra un minuto e proseguite così senza l'applicazione del primer, anche se, vi ripeto, la differenza la fa. Ragazzi, abbiamo il nostro cofano pieno di Venere. Noi potremmo anche allargarci, potremmo già fare anche con Venere i due parafanghi e non succederebbe niente, assolutamente niente. Quindi, ora, cosa andremo a fare? Abbiamo il nostro applicatore in microfibra, prendiamo il nostro Quick Detailer Perfetta, andiamo a bagnarci il nostro pad in microfibra con il Quick Detailer, spruzziamo Cupido, lavoriamo come se fosse quasi un nano ceramico. Tutti e tre si vanno a mixare. E immediatamente, senza aspettare, andiamo a toglierlo col primo panno. E subito a rifinire con il secondo panno. Nel caso vi trovaste nella situazione di avere degli aloni, gli aloni di Cupido li rimuovete senza nessun problema con Perfetta. Questa è il risultato, soprattutto anche di effetto seta, che il panno qui non si muove molto, mentre qui mi cade per terra. La superficie diventa di seta praticamente. Continuiamo così, un'altra spruzzatina di Quick Detailer, spruzzatina di Cupido, mixiamo tutto. Andiamola a lavorare criss cross, vi basta un solo passaggio, chiudetelo sempre a movimento così, in modo da avere un'area di lavoro ben definita, date a rimuovere. Secondo panno e via. Perfetto. Semplicemente poi, ragazzi, continuiamo così. Continuiamo così, facciamo tutto il nostro cofano. Non riesco più a tenere qua i panni perché mi cadono. Guardate, ragazzi, qui ho degli aloni. In questo caso, per rimuovere questo alone, non dovrò fare altro che fare così. Guardate, ho il mio pad su cui ho già Cupido e Perfetta. Basta che lo passo così. Un'altra volta
e immediatamente rimuovo. E l'alone lo tolgo. Nel caso il tuo alone fosse ancora più persistente, dai una spruzzata di Perfetta e risolvi il problema. Non esagerate con Cupido, ne basta davvero pochissimo, ma davvero pochissimo. E mi raccomando, rimozione immediata, perché Cupido è abbastanza tenace e il legame lo fa praticamente dal primo millisecondo che tocca la carrozzeria. In questo momento, come sapete, facendo molto caldo, questo tempo così già suo corto viene ancora accorciato dalle temperature. Quindi magari qualche alone vi scappa, ma l'alone lo risolvete semplicemente così. Spruzzatina e via. E non togliete Cupido, perché i due elementi riescono a legarsi insieme avendo la stessa particella nanotecnologica, identica proprio, soltanto che Perfetta ne ha molta meno, ovviamente. Proseguiamo così su tutta l'auto, ragazzi, e la vostra auto sarà protetta. In questo caso sembra una cosa lunga da fare, ma non è che sia lunghissima, in un'oretta si fa. Noterete poi voi di persona quali saranno i benefici e anche le differenze proprio sia alla vista che al tatto di questa vernice così trattata. Avrete repellenza all'acqua, lo sporco, anche se verrà comunque, si attaccherà meno alla carrozzeria, in alcuni casi potrebbe sembrare più inglobato, resta il fatto che con un prelavaggio questo sporco lo butterai subito via, subito. La macchina sarà molto più facile da lavare e soprattutto richiederà meno azione meccanica. Meno azione meccanica ti serve per lavare una macchina, meno danni automaticamente a questa macchina li fai. Quindi ragazzi, non mi resta che dirvi, se volete provate, se non volete a me non mi frega niente. Io questo video ve l'ho fatto perché tantissimi di voi mi avevano chiesto di tradurre in italiano questo video specifico su Venere, Cupido e Perfetta che ho fatto in slovacco per il mio centro detailing qui in Slovacchia. Quindi, sperando di avervi fatto cose gradita, soprattutto a quelli che me l'avevano tanto chiesto, io ragazzi vi saluto, vi ringrazio, iscrivetevi al canale, mettete like, non ve lo devo neanche dire perché è noioso! E ci vediamo al prossimo appuntamento, che devo ancora ben pensare se sarà ancora sul car detailing, perché molto probabilmente il prossimo video non sarà di car detailing. Ciao ragazzi, un bacione.